Allora, eccoci insieme, cari telespettatori, il nostro consueto spazio di approfondimento. E questa volta, io dico finalmente perché è tanto che ne parliamo e siamo riusciti a farlo, parliamo con Rosanna Bettella della segreteria regionale dello SPCGL del Veneto, grazie di essere qui con noi, della rivista Libertà. Finalmente, perché tante volte abbiamo detto abbonatevi a Libertà, costa anche poco, 1 euro al mese, è una rivista interessantissima, è carina, questa qua c'è il mese adesso, è piena di servizi, di approfondimenti, di tematiche, di questioni, ma anche le cose più semplici, calamarata, fave, prosciutto crudo e menta, oppure come comportarsi col proprio amico domestico, perché tanti dicono parlano di sindacato, no, si parla anche di questioni molto molto simpatiche, pratiche, che possono servire, giochi, intrattenimento, ma anche approfondimenti su questioni estremamente importanti, luci e ombre del sistema sociosanitario veneto, perché poi c'è l'inserto interno e poi perché compie 70 anni, eccolo Sì. qua. E quindi Sì. è Certo. anche l'occasione per fare delle riflessioni. Sì, la nostra rivista Libertà compie 70 anni quest'anno, Tantissimi, ed è tantissimi, cambiata ha la stessa tantissimo. età praticamente del sindacato dei pensionati, diciamo, no? Perché per volere di Giuseppe Di Vittorio, nel 1951, accanto alla, come, per dare voce, diciamo, alla categoria dei nuova categoria dei pensionati, così divenne l'idea di anche fondare un giornale che allora si chiamava Il Pensionato d'Italia, e che poi dopo negli anni ha anche cambiato nome, però siccome era una novità sia il sindacato dei pensionati e sia questo giornale, perché fino a quel momento le cose importanti erano le lavoratrici, i lavoratori, i problemi legati al lavoro, ed è stata davvero un'intuizione molto importante quella di Vittorio, no? Di Giuseppe Di Vittorio, invece pensare che c'è anche una categoria che quando finisce il lavoro non è finito tutto, ma veramente nell'età anziana, diciamo, c'è sia una tutela che dobbiamo mettere in campo per chi è già in pensione, perché la sua pensione non perda di redditività, no? Di valore di potere d'acquisto, ma anche di condizioni dei pensionati stessi. Quindi più diritti di cittadinanza che diritti del lavoro, e quindi un giornale che desse voce a questa categoria, alle tante anziane, ai tanti anziani, è stata davvero un'idea importante, che è Un'illuminazione. un'illuminazione. Allora, quel giornale si chiamava proprio giornale Il Pensionato d'Italia, negli anni si è trasformato, ha anche preso altri nomi che adesso non ricordo neanche io bene, insomma, ma poi dal 1990 è diventato Libertà. Esatto. Libertà è già di per sé un titolo che spiega tante cose, no? Perché spiega che da una parte c'è un'età libera dal lavoro e che quindi può davvero dispiegarsi in tantissimi modi. Non vuol dire libera l'età e quindi non sono più utile, non faccio più No. niente, no? Me ne sto ripiegato su me stesso, è finita la mia vita. No, finalmente posso fare anche tutte quelle cose che quando uno era al lavoro pensava sempre, rimandava sempre al momento della E può pensione. farle. Uno degli aspetti che si sottolinea più volte è che è un giornale cartaceo, quindi Certo. evviva la carta, e quindi è accessibile un po' a tutti, anche alle persone più anziane, chi ha cioè diffidenza, chi ha poca familiarità e dimestichezza con i tablet, i computer o anche difficoltà manuale, perché non è tanto una questione anche a volte di diffidenza o di non capire, è proprio il fatto di touch, di toccare, non per tutti è automatico. E poi sottolinea quelle che sono anche le problematiche del nostro sistema. Mi piace che qua in un primo articolo, accesso negato, i pensionati e il muro tecnologico. Per esempio, spiega come l'INPS, che dovrebbe, eccolo qua, Eh dovrebbe sì. rivolgersi agli anziani, a una fetta di popolazione di un certo tipo, in realtà non si rivolge un bel niente agli anziani perché ha un sistema tecnologico tale per cui risulta Eh inaccessibile. sì, infatti sempre più sofisticato, adesso addirittura per accedere ai propri dati previdenziali dentro al sito dell'INPS ci vuole
il famigerato speed. Sì, no, ma dai, non lo basta speed. Più il PIN, che già quello è stato un problema quando è stato introdotto, adesso addirittura lo speed, che quindi significa dover avere per forza un cellulare di ultima generazione, ma anche un PC, e davvero una gran fetta dei nostri anziani. Deve avere anche l'abbonamento a internet. Sì, sì, certo. Cioè non è che certo. stiamo parlando di persone che vivono con una pensione minima, chi gli dà l'abbonamento internet? Sì, ma cioè. È senz'altro anche una questione di costi, ma anche proprio una questione di cultura di base, insomma, è molto difficile, no? Imparare ad usare tutti questi mezzi tecnologici quando si hanno più di 80 anni, anche se comunque anche fra di noi, anche fra i nostri iscritti abbiamo persone anche di 90 anni e più che invece si destreggiano, ma perché magari hanno avuto anche una vita, una culturale di un certo, certo tipo, insomma, no? Hanno coltivato durante tutta la loro vita, sono andati di pari passo con l'avanzare della tecnologia, ma molti dei nostri anziani assolutamente queste cose non ce l'hanno, ma penso solo alla mia mamma, insomma, che ha 88 anni e che ha fatto la terza elementare e che assolutamente devo fare io tutto per lei. Non... Divario tecnologico si chiama. Si chiama proprio divario, c'è il termine inglese, ma noi non usiamo termini inglesi, e in libera età, per esempio, c'è una caratteristica che insegnano, cercano di rendere più facile, più accessibile possibile anche il linguaggio, no? Anche il modo di approcciarsi ai temi, alle varie complicazioni che abbiamo in questo tempo. Ecco, tu dicevi che è cartaceo, certamente è cartaceo ed è importante per i nostri anziani, ma c'è anche un sito e si può anche guardare anche online, perché i nuovi pensionati, le nuove generazioni di pensionati invece non hanno questo divario, diciamo, tecnologico, o è molto molto piccolo, insomma. Assolutamente. Ecco. Vediamo le altre slide intanto. Bisogna usare tutti e due i sistemi. Ecco, sì. Tra l'altro, tra i vari articoli di approfondimento si parla anche di vaccini, per cui, per esempio, sempre su Libertà, questa aprile... è la pagina invece che dicevamo prima sul divario digitale tecnologico. Sì, in questo mese di aprile, proprio in questo numero, si spiegano proprio tutti i tipi di vaccino, naturalmente con il parere di un esperto, no? Abbiamo visto proprio in questi ultimi giorni, la grande confusione tra il vaccino Pfizer, AstraZeneca, no? Gli over 80, prima il Pfizer, adesso invece l'AstraZeneca, poi le varie notizie, il susseguirsi di notizie anche preoccupanti, e quindi hanno creato un po' di confusione. Ecco, Libertà cerca di chiarire i dubbi. Come funzionano, se sono sicuri, sono efficaci, certo, contro le varianti. I principi, anche rispondendo alle varie domande, insomma, che le persone potrebbero fare, potrebbero i dubbi che ogni persona può avere rispetto alla vaccinazione. Naturalmente partendo dal presupposto che è fondamentale vaccinarsi nel maggior numero possibile di persone. In questo momento, questa è la soluzione per uscire da questa grave situazione che viviamo. Assolutamente, anche se ci sono molti settantenni che sono ancora un po' reticenti, abbiamo visto tendono a disertare. Sì, perché da quando è iniziata la pandemia, da quando poi sono cominciati a uscire i primi vaccini, c'è stata un'informazione non univoca, no? Che ha creato allarme sociale. E quindi veramente non dico ogni giorno, ma quasi, insomma, novità che creano appunto confusione, incertezza, preoccupazione, soprattutto poi nella fascia di età che noi rappresentiamo, gli anziani e le anziane. L'altro capitolo si occupa sia di anziani e di anziane, ma anche di creare sempre il famoso ponte con i più giovani. Sì. Infatti c'è un capitolo proprio dedicato alla didattica a distanza, perché molte volte gli anziani, i nonni, seguono i nipoti, vedono le difficoltà che incontrano, forse sono quelli che riescono a capirli meglio, però anche se hanno difficoltà a seguirli in queste metodiche di insegnamento, e quindi ne comprendono però le dinamiche sostanzialmente. Sì, infatti c'è un bel articolo sempre questo mese di un insegnante
Dante che spiega e di una giovane studentessa della prima liceo, ma c'è anche un bel fumetto come c'è in tutti i numeri di Libertà all'inizio di Sergio Stein, no? Bobo, e in cui per esempio qua si parla, c'è un dialogo tra una bambina e una nonna. E la bambina è stanca di questa dad, no? di didattica a distanza, eccetera. E allora la nonna dice, hai ragione, ai miei tempi, e comincia invece a raccontare i veri disagi. C'era la guerra, non c'era da mangiare, non c'era la colazione. Chilometri e chilometri per andare a scuola, no? E insomma, alla fine di tutto questo bel raccontino, la ragazza dice, scusa nonna, comunque sei tu la maestra e sei la più brava. Sì, no, cioè si usavano le mascherine. Insegna la vita, no? Che certo. Mi insegna, e questo è, per noi è molto importante, questo patto intergenerazionale, insomma, fra giovani e anziani. Tant'è vero che ci sono le nonne digitali che comunicano, hanno creato dei blog incredibili, addirittura quasi ce n'è una novantenne che parla con i ragazzi su TikTok, per cui c'è possibilità di creare questo ponte, questa sì, cosa. E c'è anche l'incontrario, noi sì. Anche attraverso la nostra associazione Lauser, no, c'è questa possibilità anche di insegnare alle persone anziane l'uso appunto del cellulare, del computer, attraverso i ragazzi giovani, quindi proprio con questo scambio intergenerazionale. Infatti, chiedo alla regia che ci facciano vedere altre slide, che così sono anche di stimolo per poterle commentare, per far vedere gli approfondimenti che ci sono, perché tanto io scorrendo le pagine, perché ricordiamo che tra l'altro è un giornale, però è un mensile, ma 95 pagine ce ne sono tantissime. Allora diciamo che per metà questo giornale è fatto da notizie di attualità, interviste, più culturali, diciamo, no? Più così di politica, di sindacato. E poi la metà invece approfondisce certi temi, ma poi anche tutto sull'aspetto quotidiano, del vivere dare quotidiano. Dare una mano ad affrontare il quotidiano, assolutamente sì. C'è il lunario, c'è come coltivare le piante, in quale stagione, quando seminare, quando raccogliere, no? E qui ci sono anche, ecco, la migliore amica delle idee, perché fa ragionare, pensare, ed è una cosa molto importante. Noi l'abbiamo anche più volte detto con degli esperti, che bisogna sempre mettersi in discussione, mai limitarsi a ripetere le stesse cose. Diciamo che una rivista del genere fatta apposta per sollecitare delle riflessioni, delle considerazioni, essere anche aggiornati di quel che succede, e per una persona anziana che magari non ha tanti contatti è sempre importante. Ma può l'anziano coltivare un futuro migliore? Sì, senz'altro che può coltivarlo. L'anziano non deve essere lasciato solo, non deve essere escluso dalla vita sociale, e quando noi parliamo di invecchiamento attivo è questo che intendiamo, no? Che quando finisce la vita lavorativa appunto si libera un'età che si apre alla società, che si apre alla comunità, e quindi anche l'anziano diventa veramente una risorsa importante. E quindi va coltivato in tutti i suoi aspetti, e questa rivista dà una mano. Assolutamente. Senz'altro. Voi parlate anche dei campi con i giovani per le mafie, quindi tutto il percorso che avete fatto con Libera, sì. No? Sì, sì, c'è sempre anche un articolo legato al tema della legalità, che è un tema per noi fondamentale, che ci occupiamo a tanti livelli, sia andando nelle scuole a parlare con i ragazzi, a parlare di legalità, di rispetto delle regole, di costituzione, anche se in questo ultimo anno questo è stato molto un po' difficile, quasi impossibile, insomma, no? Ma poi anche attraverso i campi della legalità, quindi che saranno aperti quest'estate, ancora non si sa niente. Quest'estate ne sono stati aperti alcuni nel sud Italia, insomma in Sicilia, in Calabria. Qua nel Veneto sono stati aperti solo uno a Salvaterra, in provincia di Rovigo, per così un esperimento. Era la prima volta che si faceva un campo della legalità in quel bene confiscato, e naturalmente non era residenziale, ma solo diurno,
quindi con ragazzi del territorio limitrofo, insomma, non con scambio di ragazzi che venivano da altre regioni. D'altra parte, quindi, questa è la realtà che stiamo vivendo. Però è stato importante, è stato comunque un segnale che i beni confiscati non devono essere abbandonati, lasciati cadere in rovina, ma devono essere riutilizzati a scopi sociali, a scopi proprio per certo. insegnare il rispetto delle regole e il rispetto della legalità. Tra le altre cose, vediamo se riusciamo a trovare anche la slide che è a pagina 51, si parla di pensioni e quindi sì. che cosa, con cosa si va, con quanti contributi si va in pensione, la pensione anticipata, sì. la quota 100, opzione donna, lavoro usurante, quindi ci sono degli schemini secondo me molto simpatici, molto chiari, dove fanno capire qual è lo stato dell'arte della situazione. Certo, no? E ci dà anche l'idea che questa rivista non è solo per chi è già in pensione, no? ma può essere letta benissimo anche dalle altre generazioni, da chi è prossimo alla pensione. In questo caso questo è un articolo che senz'altro il nostro abbonato pensionato darà ai propri figli e nipoti, no? qua, dicendo vediamo. Guardate che come si può andare in pensione, ci sono le nuove regole ed è bene ricordarle. Esatto, cioè, quindi quali sono i requisiti che consentono di cessare l'attività lavorativa? È uno specchietto davvero molto chiaro, no? Molto esaustivo e quindi spiega bene che si può andare con una pensione di vecchiaia o con una pensione anticipata e con varie tipologie di pensioni anticipate come quota 100, opzione donna, lavori usuranti, APE sociale. Quella che è fissa è appunto quella di vecchiaia, che si può invece raggiungere a 67 anni e quindi per donne e uomini e con una certa, con 20 anni di anzianità. Perfetto, allora detto questo abbiamo visto che ci sono tantissime cose, ma ne parleremo anche in un altro appuntamento perché oltre a questo ci sono tante altre rubriche, vedevo molte regole, poca chiarezza, etichette della carne per esempio, come imparare a leggere le etichette di tutto quello che si va a comprare per evitare di invecchiare bene in salute, quindi mantenendosi anche in forma. E allora grazie a Rosanna Bettella di averci costituito. Prego. Sì, ricordiamo il prezzo, ricordiamo. Infatti, che costa soltanto 12 euro in un anno arriva. Quindi, a casa abbonamento, arriva a casa comodo e l'abbonamento lo si può fare o attraverso internet, ma anche andando in posta semplicemente presso le nostre sedi. E senz'altro là si può fare. Questo è anche un bel regalo per i nonni, per i genitori, sì, per far regalare l'abbonamento. Assolutamente, un regalo da fare in occasione dei compleanni, a Natale, una compagnia, dai, regalare una compagnia, infatti. Io credo che se provassimo a farlo anche al nostro vicino che vediamo solo, che non ha nessuno, perché non farglielo, no? Un regalo. È una bella 12 idea. Euro all'anno. Una bella idea, un gesto simpatico. È una compagnia. Perfetto, grazie Rosanna Bettella, grazie a voi di averci seguito e naturalmente noi ci ritroviamo per parlare di temi molto interessanti con altri ospiti dopo la pubblicità, tra poco.